Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video dall'angolo del Rosso Nero. Allora, incredibile, secondo giorno di fila che faccio un video, pazzesco, però oggi ci vuole. Oggi ci vuole, non parliamo di calcio giocato, ma adesso ve lo dico di cosa parliamo. Nel frattempo siamo a 1345 iscritti, io vi mando un bacio fortissimo, un abbraccio forte forte, un bacio grandissimo. Perché sono veramente contento, comunque che mi state seguendo in tanti, e che dire, mi raccomando, continuate a condividere, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, così appena questo qui sono io, appena pubblicherò un video vi arriverà la notifica, che non è che ve ne arrivano due o tre al giorno, ve ne arriverà massimo due al giorno, massimo, perché magari faccio un video di questi e poi la sera metto un episodio di qualche videogioco, però veramente fatelo perché è gratis, non costa nulla. C'è scritto iscriviti, cliccate e boh, anche solo per prendermi in giro, va benissimo assolutamente, purché lo facciate, purché vi iscriviate. Quindi mi raccomando, anche su TikTok, andate su TikTok, l'angolo del Rosso Nero. Allora, ragazzi, oggi vi voglio parlare di una cosa. Parliamo un attimo delle dichiarazioni di ieri del nostro allenatore Fonseca, perché i giornalisti hanno veramente rotto il cazzo. Allora, noi abbiamo accolto Fonseca con un po' di critiche, con un po' di scetticismo. In primis io mi ci metto perché comunque non è un nome che puoi dire. Se è arrivato secondo in classifica, 20 punti dall'Inter, più di 20 punti dall'Inter, e dici, ecco il risolutore, ecco quello che ha la bacchetta magica. Nessuno ha la bacchetta magica, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, poi è saltato fuori che non abbiamo mai trattato con Conte, l'ha detto Ibrahimovic, e quindi l'unico nome fattibile, papabile, era Fonseca. Ed è arrivato con un po' di scetticismo da parte dell'ambiente del rossonero, dei tifosi, comunque. Avevano anche messo uno striscione e quindi è stata durissima per lui presentarsi a Milanello. Perché poi ricordiamo che lui praticamente non ha mai vinto niente nella sua carriera da allenatore ed è sempre stato comunque criticato da tutto e da tutti. Si è presentato in conferenza stampa sapendo il malcontento dei tifosi ed è stato massacrato anche sui social. Ed è stato massacrato anche sui social. Si è presentato dicendo: il mio obiettivo è vincere. La cosa più fattibile che puoi dire, più logica che puoi dire, è dire: sono nel Milan, penso a vincere. Ok. Poi abbiamo iniziato gli allenamenti. Io ho visto dei video, cioè non è che posso giudicare gli allenamenti o guarda come si impegnano, perché anche Pioli li faceva impegnare. Però comunque, neanche più di tanto poi alla fine, però comunque lo vedevo che comunque la squadra era attenta, che lo seguiva, vedevo anche che partecipava lui stesso agli esercizi e agli allenamenti. Ho detto, vabbè, diamogli un attimo di tempo perché comunque, cioè, è facile parlare poi col senno di poi, ah, avevo ragione, avevo ragione. No, diamogli, come nome non mi piaceva, però diamogli un attimo di tempo. Abbiamo fatto l'amichevole con Rapid Vienna. 1-1, ho visto le statistiche, tieni in porta 1, loro 8. Ho detto, ma vabbè, è ancora calcio di luglio, 40 gradi, ci sta, ci sta. Poi, come ben sapete, andatevi a recuperarvi il video che ho fatto prima della tournée in America. Avevo detto, speriamo che non sia la tournée delle sberle, perché io ero convinto di perderle tutte e tre. Ma non perché non mi fidassi di Fonseca, ma comunque ti trovi davanti Manchester City, Real Madrid, Barcellona, con un altro ambiente, parlo di staff, di allenatore e tutto. Dici, vabbè, la squadra non è ancora abituata a giocare bene insieme, non abbiamo ancora quella struttura forte da dire, ma ce la possiamo giocare, però cominciamo a mettere i minuti sulle gambe e cominciamo a conoscerci. Vedi col Manchester City e dici, cavolo. Abbiamo vinto 3-2 giocando anche bene. L'unica che mi sono guardato intera perché, ripeto, era la notte fra sabato e domenica, quindi non lavoravo. Però sono rimasto piacevolmente stupito. Andatevi a recuperare comunque anche la mia analisi di tutte e tre le partite, sia col City che con il Real Madrid che col Barcellona. Sono
Sono rimasto piacevolmente stupito perché ho visto delle sovrapposizioni di movimenti in contemporanea che non vedevo da tempo, da tempo. Un'aggressione, una compattezza anche in mezzo al campo che non vedevo da tempo. Cioè, io non vedevo giocatori che correvano all'indietro, sparsi per il campo per i cazzi loro. Io vedevo dei giocatori che comunque correvano, sì, magari un pochettino arretrando, però compatti, aspettando l'avversario. E quando c'era da aggredire, lo aggredivamo. Ho detto, vabbè, ok, abbiamo vinto 3-2 col City, cavolo, un pochettino. Poi con Real Madrid ho detto, vabbè, Real Madrid, Ancelotti e tutto, ok, non c'erano ancora Mbappé, non c'era Vinicius, va bene, però neanche noi abbiamo ancora avevamo ancora i nazionali. Vinciamo 1-0, guardo la sintesi e comunque ho detto, boh, ma vuoi vedere che, allora, speravo che mi comunque smentisse in questa tournée americana. Vinciamo 1-0, giocando bene anche quella. Poi arriva al bar, ho detto vabbè, 2 su 2, ok, va bene, non è stata allora una casualità vincere col City, allora se giochiamo da squadra, che ci impegniamo e tutto, possiamo vincere. Ripeto, sti cazzi il calcio d'agosto, non mi interessa. Poi arriva al Barcellona, ho detto vabbè, speriamo di fare bella figura, visto le altre due partite. Passiamo in vantaggio di 2 gol, ci facciamo rimontare, la vinciamo ai rigori. Però siamo arrivati ai rigori comunque difendendoci con le unghie e con i denti. Scoprendo per il portiere, apro una piccola parentesi. Oggi forse salta Scuffè. Evidentemente hanno visto il mio video, non lo so. Oggi salta Scuffè perché? Perché vogliamo tenere come secondo portiere Torriani, quello che ha giocato in America titolare. Quindi, ragazzi, ce l'abbiamo tutti gli occhi. È un bellissimo portiere di 20 anni, ragazzi, forse anche di meno. Cioè, è inutile, l'abbiamo visto tutti, che gioca benissimo in porta. Quindi perché andarci a cercare un altro portiere? Ora, sperando che Maignan non si infortuni per 5 mesi, ci mancherebbe altro. Ma non avremo mai paura come avevamo paura con Tatarusanu. Possiamo stare tranquilli su quello. E vinciamo comunque ai rigori col Barcellona con un bellissimo portiere e facciamo 3 su 3 in America. Ho detto, porca miseria. Vuoi vedere che allora veramente. Poi arrivano le dichiarazioni di Fonseca. Arrivano le dichiarazioni di Fonseca. E tranquillamente ha detto: adoro Pulisic da numero 10, sto allenando una bellissima squadra. Il nostro obiettivo è vincere lo scudetto. Perché un allenatore che viene al Milan, l'obiettivo di quell'allenatore lì col Milan è vincere lo scudetto. Non è che vai alla Fiorentina che devi qualificarti per l'Europa o a Lecce che il tuo obiettivo è salvarti, vieni al Milan. Devi vincere lo scudetto, devi provare a vincere lo scudetto. Ok? I giornalisti, ovviamente, come capita da 2-3 anni a questa, anzi anche 4-5 da questa parte, ovviamente, subito da darci contro. Guarda, adesso non è che l'hanno scritto, ma l'hanno messo sotto comunque le righe. Guarda, adesso Fonseca è arrivato a fare lo splendido, ha alzato la voce, adesso vuole vincere lo scudetto. Perché comunque c'è l'Inter più forte, perché comunque c'è la Juventus con Thiago Motta, perché comunque c'è il Napoli di Conte, perché comunque c'è l'Atalanta che ha vinto l'Europa League. Il Milan quindi non può essere in lotta per lo scudetto. Avete rotto il cazzo. Avete veramente rotto il cazzo. Perché se Fonseca ha detto il Milan deve vincere lo scudetto, ecco, guarda lì che alza la voce. Ma se avesse detto, vabbè, tanto il nostro obiettivo è il quarto posto, non ci serve stare, basta stare vicino alle altre. Il nostro obiettivo è il quarto posto, che cosa avreste scritto? Ecco Fonseca che si nasconde, tanto gli va bene il quarto posto, va bene così. Quindi non andava bene. Ha detto che vuole vincere lo scudetto, non va bene perché tanto ci sono le altre. Quindi? Sono anni che trattate il Milan in questa maniera qua. C'era scetticismo quando c'era scetticismo mediatico, adesso parlo. Quando è arrivato Pioli, il primo anno che Pioli, nel senso che è stata l'estate, che Pioli è rimasto con noi perché Pioli ricordiamo che è arrivato a novembre, c'è stato quel momento di crisi, quelle 5 sberle a Bergamo, poi è arrivato Ibra e poi siamo riusciti ad arrivare in Europa League. Il primo anno che è rimasto subito Pioli dall'estate siamo arrivati secondi, c'era l'Inter di Conte, c'era scetticismo sul Milan. Il secondo anno c'era ancora di più scetticismo perché Conte era imbattibile, cose del genere, però poi Conte se n'è andato, è arrivato Simone Inzaghi, però Lukaku è rimasto all'Inter, c'era scetticismo. Abbiamo vinto lo scudetto.
L'anno dopo scetticismo non c'era perché il Milan l'avete trasformato come la squadra da battere, tutti erano stimolati e per forza il Milan non si può essere scettici perché comunque il Milan è la squadra da battere. E grazie al cazzo, comodo così però scriverlo. Però poi subito a prenderci per il culo. Avete rotto le palle. Anche con la storia del calcio e mercato, il Milan beffato, qualsiasi cosa faccia il Milan che prendono gli altri, il Milan beffato. Zirze, Milan beffato. Adesso forse Fofana va allo United, Milan beffato. Ma basta. Ma adesso c'è sto alone di scetticismo su Fonseca che si è permesso soltanto, ha osato vincere le tre partite nella tournée americana. Adesso si è permesso di dire che vorrebbe vincere lo scudetto e proverà a vincere lo scudetto col Milan. Apro ancora questa mia parentesi, secondo me lottiamo fino all'ultimo, se arrivano ancora un paio di colpi dal mercato, chiusa parentesi, perché l'ho detto anche ieri, il 7 agosto alle ore non mi ricordo più, il Milan lotta per lo scudetto, lo dico ancora oggi, l'8 agosto alle 19:09, il Milan lotta per lo scudetto. E quindi non va mai bene niente, avete rotto veramente il cazzo. Fonseca è stato un grande a fare di quelle dichiarazioni lì, perché è troppo comodo come faceva Pioli, come faceva Pioli. L'importante è stare insieme alle altre e poi vediamo. No, il Milan deve vincere lo scudetto, punto. È un fallimento se il Milan non vince lo scudetto, ma per la storia, per il blasone che c'è al Milan. Non c'è bisogno di sottolineare che comunque l'Inter è campione d'Italia, la squadra più forte del mondo. La Juventus adesso è arrivato Douglas Luiz, è arrivato Di Gregorio, è arrivato Thiago Motta, quindi chissà cosa succederà. È arrivato Napoli, è arrivato il Conte al Napoli con Lukaku, adesso che deve ancora arrivare, tra l'altro Conte e Lukaku, buonanotte, Lukaku al Napoli, senza Europa, adesso il Napoli farà sfracelli. E il Milan sempre dietro. L'Atalanta con l'Europa League. Adesso perché poi brava, è stata bravissima l'Atalanta subito a sostituire Scamacca e ricordiamo Scamacca contro il Parma si è fatto male 7 mesi fuori legamento menisco partito hanno preso subito Retegui dal Genoa 25 milioni comunque sono tanti e quindi brava comunque l'Atalanta a sostituire subito a intervenire subito sul mercato anche perché mi sembra il 14 ci sia la Supercoppa Europea con Real Madrid quindi era importante anche avere un attaccante però basta descrivere il Milan come quella che deve stare zitta, deve stare sempre a guardare le altre perché tanto, 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 tanto. No, no, basta. Basta. Quindi è stato un grande Fonseca fare quelle dichiarazioni lì. È stato un grande. E mi ha smentito. Poi alle prime due o tre che perdiamo non è che dico Fonseca è da cacciare. No. Fonseca è da cacciare se nel girone d'andata facciamo 30 punti. Magari quello sì. Quello sì. Però, io in primis sono contento di essere stato smentito. I giornalisti evidentemente questa cosa non gli va proprio giù. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Sempre con i giornalisti comunque. Sempre con i giornalisti che devono criticare, non va mai bene niente. Poi il Milan vince calcio d'agosto. Quindi non conta. Va bene. Ok, se lo dite voi. Va bene, ragazzi, niente, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo gameplay. Ripeto, vi riporterò nel passato, eh. Vi riporterò nel passato con un titolo che i più vecchietti lo conosceranno già, i più giovani magari lo conoscono perché hanno fatto un po' di remastered con questo titoletto qua. Poi vi voglio mostrare di cosa sto parlando al momento del gameplay. Nel frattempo iscrivetevi, condividete, fate tutto quello che potete per supportare e supportare il mio canale. Io vi mando un grosso bacio, un fortissimo abbraccio da Gabri, l'angolo del rasonero è tutto e ci vediamo al prossimo video. Bella!